Irisbus, l'azienda avvia la procedura di mobilità, le reazioni dei sindacati, non ci fermeremo, ora a Roma per un altro anno di cassa integrazione. Vertenza CGS, il 24 ottobre si decide il futuro del consorzio, Belmonte, non ci sono fondi per l'adeguamento degli impianti di depurazione. PD, si è riunito il direttivo provinciale, manca ancora l'accordo sul candidato segretario, tanti nomi in ballo, nessuno fa dietro front. Sport, calcio, bollettino di guerra dall'infermeria dell'Avellino, ma cresce l'entusiasmo tra i tifosi. Iannuzzi, a Siena saremo in mille. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento del notiziario delle 19.45 di Media 3. In apertura la vertenza Irisbus e di nuovo rischio licenziamenti per i lavoratori. Nel corso del vertice urgente questa mattina con la RSU dello stabilimento di Valle Ufita, il responsabile delle relazioni sindacali ha consegnato la lettera di avvio della procedura di mobilità. Senza un'intesa per il prolungamento degli ammortizzatori sociali entro le prossime settimane, dal 1 gennaio i circa 300 addetti ancora legati alla Fiat Industrial sarebbero licenziati. Il nostro servizio di apertura di Michele De Leo. Ad un passo dal baratro, lo spettro del licenziamento è nuovamente concreto per i lavoratori della Irisbus. I vertici della Fiat Industrial hanno annunciato nel corso di un incontro in fabbrica l'apertura della procedura di mobilità. Senza un'intesa sul prolungamento degli ammortizzatori sociali, dal prossimo 1 gennaio scatta il licenziamento collettivo per gli oltre 300 addetti ancora legati alla Fiat Industrial. Una mossa ampiamente attesa che il Lingotto ha solamente anticipato di qualche giorno. A questo punto diventa cruciale l'appuntamento del prossimo 14 ottobre a Roma. Al tavolo ministeriale siederanno anche i rappresentanti della Regione, che dovrà impegnarsi finanziariamente per garantire la copertura della cassa integrazione straordinaria in deroga. Senza un'intesa si rischia il dramma occupazionale. Per questo gli operai, tra i quali è nuovamente tensione alle stelle, annunciano la possibilità di mettere in campo azioni eclatanti di protesta per evitare il licenziamento collettivo. Danno ancora credito alla politica, anche se solo fino all'appuntamento del 14 presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Dopo, nulla è da escludere. E la notizia tiene naturalmente in fibrillazione il fronte sindacale. Per la FIO Mirpina si tratta di un'accelerata anomala che non lascia ben sperare. Più ottimista la UILM, la cosa, dice Gaetano Altieri, non ci spaventa e andremo avanti. L'intervista è di Flavio Coppola. L'avvio della mobilità per i lavoratori Irisbus trova discordi i rappresentanti sindacali. La conferma di un altro anno di cassa integrazione non è scontata, avverte. Serve l'impegno del governo. Questa vertenza dall'inizio ha avuto sempre serie difficoltà e serie anomalie, e fino alla fine siamo ancora di fronte ad anomalie da parte di questa direzione aziendale. Dico anomalie perché lunedì abbiamo un incontro al Ministero e quindi lì credo che insieme con la Fiat, insieme al Ministero, spero che ci sia anche la Regione Campania, cercheremo di trovare una soluzione soprattutto per avere la cassa in deroga, così come lo stesso Ministero aveva proposto nell'ultimo incontro, per dare un altro anno di ossigeno ai lavoratori, ma soprattutto a noi come sindacato servirebbe a fare in modo che si possa trovare una soluzione per questa vertenza. Abbiamo un governo che sembra che si sia ristabilito e che quindi si assume le responsabilità anche su per quanto riguarda il trasporto pubblico in Italia. Il problema è uno, ci vuole obbligatoriamente l'intervento del governo, quindi se c'è un governo che comunque si prende le proprie responsabilità, e questo è quello che diremo lunedì, io credo che questa potrebbe essere una delle soluzioni per quanto riguarda lo stabilimento della Irisbus, cioè quello di riprendere immediatamente e di ristrutturare gli attuali pullman oggi circolanti in Italia. Più fiducioso Gaetano Altieri della UILM, la cosa non ci spaventa, anzi potrà essere di sprono per il Ministero dello Sviluppo affinché rispetti gli impegni assunti su cassa integrazione e rilancio dello stabilimento. Non ci spaventa l'avvio di una procedura di mobilità, anzi credo che possa sollecitare il Ministero del Lavoro a convocare quanto prima le parti e dare seguito all'impegno che si è assunto nell'ultima riunione a Roma, e cioè di procedere con un terzo anno di cassa integrazione in deroga, e su questo siamo fiduciosi, per dare poi la possibilità in questo anno di trovare un imprenditore che voglia reindustrializzare il sito produttivo di Valle Ufita. Siamo fiduciosi anche alla luce della mozione parlamentare discussa sull'Irisbus qualche settimana fa, dove sembra che tutto il Parlamento e anche il Governo abbia accettato quella mozione.
Ci aspettiamo pertanto nel prossimo incontro di poter entrare nel merito e capire se effettivamente c'è la volontà da parte di questo governo nel procedere per un piano per il trasporto pubblico, e quindi questo tipo di iniziativa potrebbe aprire le porte a quegli imprenditori che hanno volontà ad investire su Valle Ufita per continuare in questa produzione. Ancora sull'Irisbus, purtroppo è accaduto quanto temevamo, commentano il vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici Antonio Spera e il segretario provinciale Antonio Oliviero. Per i due si tratta di un fatto gravissimo di cui tutti devono assumersi la responsabilità. Non c'è più tempo da perdere, il governo deve intervenire concretamente, dicono, sia individuando potenziali acquirenti per il sito, sia sostenendo il settore del trasporto pubblico locale. Pesante l'affondo del FISMIC con il segretario nazionale Roberto Di Maulo e il coordinatore Zaulino. Adesso dichiarano in una nota congiunta: l'appuntamento a Roma diventa l'ultima spiaggia per trasformare la mobilità in cassa integrazione. A nessuno venga in mente di propinarci l'avventuriero di turno, perché saremo vigili. E intanto, venerdì 11 ottobre alle 9.30 presso il centro sociale Samanta della Porta di Avellino, le organizzazioni sindacali di CGL, CISL, UIL e UGL terranno un esecutivo unitario per discutere della vertenza Irpinia, del patto per lo sviluppo e sulle iniziative da mettere in relazione all'incontro unitario che le sigle sindacali terranno a livello nazionale con l'esecutivo. Sarà l'occasione per fare un'analisi approfondita delle prospettive di sviluppo alla luce degli ultimi incontri con i rappresentanti istituzionali della regione Campania e sulle iniziative da mettere in campo per portare avanti le istanze della provincia di Avellino nello spirito della ritrovata unità sindacale. Altra vertenza calda in questi giorni sul fronte del lavoro è quella del consorzio gestione e servizi, parliamo di depurazione. Nell'incontro di questa mattina si è deciso di rinviare a giovedì 24 ottobre la decisione sul futuro del consorzio. Intanto si sta valutando la possibilità di accedere ad una sovvenzione bancaria per assicurare il pagamento degli stipendi e l'erogazione del servizio. I dettagli. È stata rinviata giovedì 24 ottobre la decisione sul futuro del CGS, il Consorzio Gestione Servizi. Il presidente Belmonte ha accolto la richiesta avanzata dalle RSU aziendali che, d'intesa con le organizzazioni sindacali, hanno sollecitato un ulteriore incontro con il socio unico. Nel corso della riunione di questa mattina il CDA ha valutato diverse possibili soluzioni alla vertenza del consorzio, dalla liquidazione della società con la conseguente nascita dell'ASIDEP proposta dall'ASI al concordato preventivo. Belmonte ha chiarito come l'ASI non abbia le risorse necessarie a riammodernare gli impianti di depurazione e l'operazione richiederebbe comunque tempi lunghi. In qualità di socio unico poi ha illustrato, conti alla mano, quella che è ad oggi la situazione debitoria del consorzio. Oltre ai 5 milioni di debiti pregressi, la società registra 100.000 euro di perdite di gestione al mese. L'ASI, che dal canto suo deve fare i conti con debiti per oltre 3 milioni di euro dovuti a contenziosi relativi agli espropri, non è più in grado di sostenere la gestione della società. Il CDA allora ha deciso di convocare per giovedì 24 l'assemblea dei soci. Nel frattempo si sta valutando la possibilità di accedere ad una ulteriore sovvenzione bancaria per assicurare il pagamento degli stipendi e delle forniture necessarie a non interrompere l'erogazione del servizio pubblico assicurato dal consorzio fino ad oggi. Ipotesi questa subordinata al parere pro veritate già richiesto dall'ASI ai legali di fiducia. Sono trascorsi 3 anni nell'attesa di vedere avviati i cantieri ed il presidente Caldoro continua ad utilizzare il futuro quando fa passerelle in provincia di Avellino. Questo è il commento di Antonio Di Capua, segretario provinciale della Fillea CGL di Avellino, dopo le ultime dichiarazioni del presidente della regione Campania. Stiamo parlando del settore dell'edilizia, che vive il peggior momento congiunturale dal dopoguerra, dice Di Capua. Si registra in provincia l'ennesima flessione nel monte di ore lavorate e nel monte salario, con ben 1.166 addetti in meno e 153 imprese scomparse dal registro della Cassa Edile. All'assessore Cosenza aggiunge Di Capua, competente per i grandi progetti, va ricordato che la Lioni Grotta Minarda e la Paulisi Piano d'Ardine sono ferme al palo da anni, senza considerare il piano di piccole opere per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che potrebbe dare una boccata d'ossigeno alle piccole e medie imprese del settore. Ora la politica. Partito Democratico si è riunito oggi ed è ancora in corso di svolgimento il direttivo provinciale. Manca ancora l'accordo sul candidato segretario, tanti nomi in ballo, nessuno si tira indietro. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Valentina Illiano con La Lengua. Sì, ormai siamo arrivati a questo momento.
sono più complessi, ci sono peraltro tempi molto stretti, entro questa sera dobbiamo rileggere la direzione provinciale, dobbiamo rileggere la commissione provinciale che garantirà tutto l'esatto svolgimento del procedimento commerciale. Dovremo rappresentare questa commissione che poi si prenderà tutto il procedimento entro la giornata di venerdì 11, precisamente entro le 20 di venerdì dovranno essere presentate le candidature a seguito del giorno. Dopodiché esistono tutta una serie di adempimenti che la commissione provinciale dovrà fare, intanto calendarizzare i congressi di circolo e soprattutto questa sera dovremo stabilire anche la data nella quale si celebrerà il congresso di provinciale. Teniamo presente che il regolamento ci dà un arco di tempo dal 14 ottobre al 6 novembre, entro il quale dovremo, ripeto, procedere alla celebrazione dei congressi di circolo e alla elezione dei delegati all'assemblea provinciale. Dovremo stabilire anche le modalità con le quali svolgere questa elezione, sapendo che l'altro ieri la direzione regionale ha lasciato, ha demandato tutte queste serie di decisioni alla commissione provinciale. Se ha qualche altro modo da sciogliere, visto che lui non sono più di fronte. Ma abbiamo questo atto temporale, dobbiamo questa sera, insieme ai componenti della direzione, fare una serie di valutazioni in ordine ai tempi. Abbiamo quest'atto che va dal 14 ottobre al 6 novembre. Certo, teniamo presente che c'è bisogno di un minimo di tempo per dare modo ai circoli anche di organizzarsi, per dare modo ai candidati di mostrare le loro proposte politico-programmatiche, e teniamo conto che ci sono evidentemente 119 comuni nei quali strutturare un'organizzazione per la celebrazione dei congressi di circoli. Immaginiamo poi che la data sia intorno ai primi di novembre, tenendo presente che il primo e il 2 novembre insomma sono giorni nei quali evidentemente ci asterremo dal svolgere questo tipo di attività, quindi immagino che la celebrazione dell'assemblea provinciale avverrà dal 3 novembre al 6 novembre, l'ultimo giorno, uno di questi giorni insomma. Il Consiglio Comunale di Avellino ha votato poco fa l'adesione al patto europeo dei sindaci. Maggioranza e opposizione hanno fatto sintesi e appoggiato insieme la relazione dell'assessore all'ambiente Giuseppe Ruberto. Palazzo di Città aderisce così alla rete transnazionale di comuni che puntano su scala locale al raggiungimento dei 5 obiettivi della strategia europea 2020. Su tutti quello relativo alla sostenibilità energetica. E ancora dalla città, subito un incontro con l'assessore regionale Sergio Vetrella per completare la metropolitana leggera. È l'appello di Gianluca Festa, capogruppo consigliare di Davvero, che ieri ha riunito l'apposita commissione consigliare per riaprire la partita. I lavori, dice, potrebbero essere conclusi in 6 mesi, ma mancano i 10 milioni della regione. I dettagli nell'intervista di Flavio Coppola. Gianluca Festa rilancia la sfida della metropolitana leggera di Avellino. Il capogruppo consigliere di Davvero chiede l'immediata convocazione di un tavolo con l'assessore regionale alle infrastrutture Sergio Vetrella. All'appello infatti mancano i 10 milioni regionali necessari a pagare le imprese e chiudere i lavori. In questo modo l'opera potrebbe essere conclusa in pochi mesi. Poi avverte sulla gestione. Il pubblico dovrà rivestire un ruolo fondamentale. È un problema annoso che in qualche modo coinvolge l'interesse di una città intera. Abbiamo questi lavori che al momento sembrano fermi, per questo ieri ho convocato una commissione comunale ad hoc e nella relazione del funzionario responsabile, l'ingegnere Valentino, è emerso che in realtà in 6 mesi noi potremmo addirittura concludere l'intero intervento, ma c'è un problema oggettivo e anche consistente ad oggi, seppure la Regione si sia impegnata a finanziare l'opera per il 40%, non ha ancora erogato i fondi sufficienti, invece il Ministero è pronto a fare la sua parte, ha dato già la massima disponibilità e tutte le autorizzazioni per erogare il 60% dell'intervento, che ricordiamo ammonta circa 24 milioni di euro. Noi abbiamo chiesto quindi al Sindaco e all'Assessore di convocare al più presto un incontro con la Regione, in particolare con l'assessore Vetrella, per evitare che ci possa essere lo stop dei lavori e quindi per evitare che magari non si concluda questa opera. E poi abbiamo anche sollevato la vicenda relativa alla gestione della metro leggera, perché è evidente che una volta terminati e ultimati i lavori si apre un altro capitolo molto importante. Bisognerà capire chi dovrà gestire la metro leggera, che ricordiamo è
un'opera importante dal punto di vista ambientale, ma evidentemente rappresenta un costo per le casse pubbliche ed è per questo che certamente occorrerà il coinvolgimento della Regione. Io immagino che la metro leggera debba rientrare nel servizio dei trasporti regionale, anche perché in qualche modo può o da un lato sostituire parte delle corse o comunque implementare il servizio cittadino che oggi è in funzione, quindi credo che sia inevitabile un coinvolgimento del pubblico, anche perché tutti sanno che questo tipo di servizio è un servizio sociale senza lucro e il privato probabilmente non avrebbe alcun interesse a intervenire. Ora una notizia di cronaca: è originario dell'Avellinese il 58enne che questa mattina ha travolto e ucciso un'anziana donna mentre era intento a fare retromarcia con il suo camion. L'uomo è indagato per omicidio colposo. L'incidente è avvenuto verso le 10 di questa mattina nel pieno centro di Bacoli, cittadina della zona Flegrea, a due passi da Napoli. Sul posto forze dell'ordine, carabinieri e vigili urbani che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Stando al racconto di alcuni testimoni, il camion adibito al trasporto merci era in operazione di retromarcia ed una stradina privata quando avrebbe investito l'anziana donna trascinandola a terra. La donna è morta sul colpo. E adesso c'è lo sport. Unica lunga seduta di allenamento questa mattina a Torrette di Mercogliano per l'Avellino. Il tecnico Rastelli ha infatti annullato il lavoro pomeridiano, differenziato ancora per Fabbro, affaticamento all'adduttore destro, Arini, affaticamento al polpaccio destro e Izzo, che è affaticato al polpaccio sinistro. Bittante invece ha svolto metà seduta con i compagni, l'altra metà di lavoro differenziato. Peccarisi, che ha rimediato una distorsione alla caviglia destra, non ha svolto lavoro specifico ma ridotto e poi si è sottoposto a terapia. Indisponibile a Bero, per cui si parla di uno stop di circa un mese e mezzo. Domani unico allenamento al pomeriggio a Torrette di Mercogliano alle 15. Serrastelli deve fare insomma i conti con questa emergenza dall'infermeria. Cresce naturalmente l'entusiasmo della tifoseria intorno alla squadra di Rastelli. Per domenica è previsto un vero e proprio esodo verso la Toscana. Saranno più di 1000 a seguire l'Avellino a Siena e anche chi non potrà entrare causa le disposizioni relative alla tessera del tifoso dice non farà mancare il sostegno alla squadra anche da fuori, dall'esterno, dai cancelli dello stadio. Noi siamo andati a intervistare, a sentire l'umore della tifoseria con Franco Iannuzzi, storico capotifoso della Curva Sud. Vediamo l'intervista. Franco Iannuzzi, cresce l'entusiasmo per il giovane di Rastelli. Il cuore bianco verde si fa sempre più sentire, oltre 1000 partiranno per il Siena. Leggo la posizione nostra, leggo di nessuno, anzi, di sicurezza, andando giusto per la gente sempre. Però io credo che la giovinezza di anni non deve essere un ma non soltanto per noi, se siamo messi messi. Ovviamente, penso che una grossa prestazione, se non c'è una grossa prestazione, non c'è una grossa prestazione, stanno arrivando le mani, stanno rispettando molti punti. Noi due dobbiamo respirare un sangue, e quindi non dobbiamo scendersi, perché stanno facendo delle mie ragazze, queste ragazze, perché veramente stanno facendo vivere dei momenti bellissimi, che vedere dei giocatori in bando che combattono prima la prima di Cinquesi e noi sono disperati perché non è più di questa prima cosa da fare. Allo stato più di 10.000 che siamo oggi non è facile, difficilmente la realizzare B, difficilmente la realizzare. Quindi un grazie anche a questo pubblico meraviglioso che veramente sta dando un tanto con noi. Però vi ripeto, questo pubblico deve essere vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà della squadra, non è soltanto quando si vince e quando si va bene. Perché quando si vince si va bene, è facile fare il tifoso. Ma il tifoso bisogna parlare tante cose che non vanno a perdere, non può mostrare e mostrare. Prossimo incontro con il Siena, quali saranno gli elementi sui quali puntare secondo te? Ma questa è una cosa che riguarda sia l'allenatore, sia il coach sportivo, in particolare l'allenatore. Sta dimostrando se lo sta dimostrando anche lui che si sa fare. E sia la serie, sai, parlo sempre per la serie, perché la serie è un allenatore che rende responsabile tutti, quindi rende partecipi tutti. Quindi anche, diciamo, in questo momento, sia Bengo di Milese che stanno giocando, però lui fa bene, rende responsabile, perché sia Bengo di sia Milese, bisogna essere utili. E poi se c'è degli esperti, se c'è degli danni, se c'è degli danni, e questo va bene alla stella. Anzi, non la sento molto prima, però questo bene mi sta piacendo. Allora, io ripeto, come mi è piaciuto l'anno scorso, mi sta piacendo questa. E allora, che la gente non lo sa, è così che sono venuto a fare questa.
Adesso, prima di chiudere, una notizia di basket. Da domani pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti validi per la partita tra City Cassavellino e VL Pesaro, in programma domenica 13 ottobre alle 18:15 al Palo del Mauro, la prima partita di campionato. I prezzi dettagliati sono curva sud e nord 15 euro, distinti 20, tribune superiore Montevergine e Terminio 32, tribune centrali Montevergine e Terminio 42, le tribune VIP 100 euro. Sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria del Palo del Mauro. Giovedì e venerdì pomeriggio dalle 17 alle 20, venerdì mattina dalle 10 alle 13, poi ancora sabato pomeriggio dalle 16 alle 19. La biglietteria sarà aperta anche domenica pomeriggio dalle 16 fino all'inizio della partita. Naturalmente è possibile acquistare i ticket anche presso i rivenditori GO2 su tutto il territorio nazionale collegandosi al sito www.go2.it. E intanto la Scandone fa sapere, invita meglio i tifosi che non hanno ancora ritirato la tessera d'abbonamento a farlo entro e non oltre venerdì pomeriggio. Anche qui il ritiro sarà possibile presso il botteghino del Palo del Mauro, che sarà aperto giovedì e venerdì pomeriggio dalle 17 alle 20, venerdì mattina dalle 10 alle 13 e sabato pomeriggio dalle 16 alle 19. La società comunica infine che la campagna abbonamenti si chiuderà venerdì 11 ottobre. Non c'è altro, è tutto per l'edizione delle 19:45 di Media 3 News, grazie all'assistenza tecnica di Armando Musto e Mario Ferdinandi. Buon proseguimento con i nostri programmi.